La quiete dopo la tempesta? Non proprio. Il team Red Bull, dopo aver vinto in Brasile anche il titolo piloti di Formula 1 con Sebastian Vettel, è volato in Inghilterra per festeggiare. A Milton Keynes, dove risiede la factory del team austro-inglese, un vero e proprio bagno di folla ha accolto Webber, Vettel e il team manager Horner. Ad attenderli c'erano infatti tutti i dipendenti del team, oltre a tanti fans e naturalmente un nugolo di giornalisti e fotoreporter che ha letteralmente preso d'assalto tutti i protagonisti, Vettel in primis. Il fresco tricampione del mondo davanti ai microfoni ha confessato che quest'ultima e decisiva trasferta in Brasile è stata dura, a cominciare dal giorno prima della gara, nel quale il suo nervosismo era evidente. Sabato sera ho parlato con il team e gli ho detto: se sono nervoso, certo, lo sono. Ed è una cosa buona. Prova che sei in grado di ascoltare te stesso, il che è una cosa che credo molta gente non faccia. Quindi, sai, sei contento di dove sei e di quello che fai e cerchi di usare questo nervosismo convertendolo in energia positiva, se vogliamo dire così. Come tutti sanno, poi, il nervosismo di Sebastian ha trovato ben ragion d'essere in un inizio gara da incubo, ma lui non si è lasciato scoraggiare e in un incredibile mix di emozioni è riuscito, con una vettura danneggiata, a rimontare dall'ultimo fino al sesto posto, meritandosi a pieno titolo il terzo campionato del mondo di fila e dimostrando una volta per tutte di essere un grandissimo pilota e di sicuro uno dei migliori in attività. Credo che vincere serva per provare a te stesso che puoi essere uno dei migliori. E comunque è una di quelle cose che non puoi mai dare per scontata. Infatti non mi considero uno dei migliori, ma mi considero uno di quelli che può stare con i migliori. E poi mi piacciono molto le sfide. Per la seconda volta dunque Sebastian, come nel 2010, è riuscito nell'impresa di vincere il titolo all'ultima gara e con pochissimi punti di scarto dal suo rivale Fernando Alonso, anche se questa volta la situazione era ben diversa e si era arrivati all'ultima gara a parti invertite tra il tedesco e lo spagnolo. Se fai il paragone con il 2010, quest'anno abbiamo fatto meno errori, il che ci ha permesso di arrivare alla fine dell'anno in una posizione migliore, ma possiamo comunque fare di meglio. Comunque in questo momento non sono concentrato sugli errori che abbiamo fatto, ma mi voglio solo godere questo momento, è il momento di fare festa e di godersela, e d'altronde è per questo che siamo qui. Perché tutti quanti hanno spinto tantissimo dando il massimo e bisogna amare molto quello che si fa, altrimenti le cose non vanno bene come potrebbero. Quindi ora godiamocela e poi tra qualche tempo potremo guardare indietro e fare un'analisi di quello che è successo e poi fare un passo in avanti il prossimo anno. Beh, che dire, di sicuro il buon Sebastian ora si potrà godere i suoi meritati successi e il giusto riposo dopo una stagione che, malgrado il finale vincente, lo ha anche visto vivere momenti tutt'altro che esaltanti. A soli 25 anni ha già battuto tanti record e se continua così anche i primati di Sua Maestà Schumacher potrebbero iniziare a tremare.